Potevano acquistare calamite, cartoline, cappellini con su scritto Rimini e invece hanno scelto, come ricordo, dei frammenti dell'arco d'Augusto. Armati di buste di plastica come dei clienti del supermercato, hanno cominciato a picconare il monumento romano con una pietra per portarsi a casa alcuni suoi pezzi. Lui sulla settantina, lei sulla sessantina. Stavano soggiornando a Rimini insieme ad un gruppo organizzato proveniente dalla Croazia. Questo è il punto in cui lunedì mattina due anziani turisti croati hanno preso a martellate la base delle murature attorno all'Arco d'Augusto, il monumento simbolo della città di Rimini insieme al Ponte di Tiberio. Da qui, da 2000 anni, parte la Via Flaminia alla volta di Roma. Ebbene, in quella mattina i due turisti hanno staccato 9 frammenti dalla muratura, li hanno infilati come souvenir in delle buste di plastica, ma sorpresi degli agenti della polizia municipale li hanno gettati nel prato tentando la fuga, ma sono stati fermati ed identificati. Un epilogo di vacanza dunque inqualificabile per i due turisti croati che ora dovranno rispondere dell'accusa di furto e di danneggiamento del patrimonio archeologico. Provvidenziale l'intervento dei vigili, anche se gli archeologi, che già sono intervenuti nei giorni scorsi per ripulire l'arco dalle scritte, chiedono maggiore attenzione su monumenti e denunciano altri danni. Queste le pietre ai lati dell'Arco d'Augusto, dove molti giovani si fermano a sostare dopo scuola. Qua si vedono anche dei tappi di bottiglia di birra e nei basamenti delle torri di età repubblicana. La denuncia degli archeologi di queste pietre che sono state divelte e che appunto risalgono all'epoca repubblicana. Il rispetto per la storia, sia da parte degli ospiti che dei residenti, lascia spesso a desiderare.